stiamo per parlare di una tragedia dell'immigrazione italiana, la tragedia di Marcinelle. Quindi invito Enrica Buccione e Nino di Pietrantonio. Salve, benvenuti. Salve, benvenuti. Allora, prima di sedermi, voglio raccontare questa cosa. L'Italia uscì dalla guerra, il Belgio era una nazione piena di carbone, ma non aveva le persone per estrarlo, questo carbone. Allora, siccome noi eravamo poveri, l'Italia era un paese molto povero e sconfitto, i due paesi fecero un accordo. Il Belgio disse: noi vi diamo il carbone per le vostre industrie, i combustibili fossili, no? Di cui stiamo parlando tanto in questa nostra trasmissione, e voi ci date le persone per tirarle fuori, per andare a prendere i minatori. E così moltissimi italiani, in particolare abruzzesi, partirono per il Belgio, tra cui i vostri avi, avi per modo di dire, perché stiamo parlando di suo papà. Sì. E anche lei, voi dove siete? Letto Manopello, Pescara. Pescara. E da Pescara un giorno siete partiti e siete arrivati in Belgio. Eh sì, Dove? a Marcinelle. A Marcinelle. Lì lavorava mio padre ormai da 6 anni e fece la richiesta per avere la famiglia vicina e noi andammo naturalmente. Quando il governo italiano pubblicò questi manifesti, no? Per dire andate a lavorare in Belgio, eccetera, fece una promessa, dicevano vi daranno l'alloggio. Com'era questo alloggio? Dice, male, male. Dove dormivate? Sa, io personalmente non troppo. Ha presente quelle baracche che Berlusconi ha fatto per i terremotati dell'Aquila del 2009, quelle fatte in legno? Bene, noi per 3 mesi siamo stati lì, Nelle baracche, nelle baracche. che erano le baracche che avevano ospitato i prigionieri politici, i prigionieri della guerra, i russi, che I erano rimasti polacchi, i in mezzo ai russi, gli polacchi, no? ucraini, E sì. voi avete preso il posto loro come lavoratori, quindi questo era l'alloggio che vi era stato promesso. E Già, come si eh stava in già, queste baracche? malissimo. Noi eravamo quattro, papà aveva 4 figli, quindi eravamo 4 fratelli, stavamo lì. In tutti, 2 camere, 2 stanze, cucine e una camera praticamente, in 6. Questa era l'abitazione di allora, quella che ci avevano dato, promettendo che avremmo avuto una casa bene accogliente. E suo papà lavorava in questa miniera. È Sì, mio papà lavora, Emilio, lavorava, lui? sì, Lavorava in questa miniera. lavorava presso questa miniera, però ecco, dovrei dire questo aneddoto. Lui reclamava sempre che prima o poi in quella miniera ci sarebbe stata qualche catastrofe, qualche disgrazia, in quanto non era sicura, non aveva via di uscita qualora fosse successa qualche E un cosa. giorno la catastrofe accadde. Un Accadde veramente. ascensore salì con un carrello non ben posizionato che sporgeva. Questo carrello urtò dei fili della corrente. Insomma, ci fu una scintilla. Adesso io lo sintetizzo, insomma, per Sì. chiarire. Ci fu l'incendio, il fumo e morirono tantissime persone. Quante? Ne morirono E 262. quanti Di italiani? questi erano 136 gli italiani e 136. ben 60 gli abruzzesi. 60 soltanto dall'Abruzzo, e tra questi suo papà. E Tra questi mio lei quel papà, giorno c'era c'era? mio zio di Turri Valignani, Modesto Martinelli, e c'erano altri 2 parenti di mia madre, i fratelli Toppi, Sante e Pantaleone. Quindi Quindi proprio una famiglia intera che. 4 persone nel nostro cerchio familiare. E lei quel giorno come la visse questa storia? Quel giorno passa una tale signora Maria di Manopello, la quale chiama mia madre, Grazia si chiamava, Grazia Toppi in quanto è morta ormai. Dice, stai vedendo, alla miniera c'è un fumo che è un po' anomalo questa mattina. Mia madre si affaccia un po', guarda, dice no, mi sembra uguale, però il cuore già le sussultava, capito? E si era messo sul chi va là. Dopo pochissimi minuti il fumo aumentava. Allora io e lei, presi per mano, correvamo verso la miniera. Quando
lei inciampò pure, si fece male ad un ginocchio. Arrivammo lì davanti alla miniera, che erano intorno alle 7:20, gremita già di gente, non passava nessuno, assolutamente nessuno. E quando è che avete capito che... Da subito. Era impossibile che il cielo rosso fuoco, il fumo nero. Dopo quanto è stato estratto il corpo di suo papà? Dicono che è stato estratto giorno 12 agosto. In realtà? In realtà io penso che nessun minatore è mai uscito da quella miniera. In che senso? Che tutti i minatori sono ancora là sotto. Che i corpi in realtà non sono stati tirati fuori? Assolutamente no. Come eravate trattati voi dai belgi prima di questa tragedia, dalla popolazione belga? Nel complesso non bene. Perché? Perché ci vedevano un po', sa, questi poveri disgraziati, poveracci che arrivano in Italia perché cercano fortuna, cercano di avere un posto di lavoro, cercano qualche cosa che non hanno in casa propria. Come li vediamo noi? Con un occhio un po' guardingo, no? Così ci guardavano anche noi. Come noi guardiamo loro? Sì. Loro guardavano noi. Loro guardavano noi. Beh. Tanti caffè oggi si direbbe bar. E perché abbiamo perso questa sapienza di far tesoro di questa esperienza dolorosa per non guardarli così? Cioè per non fare agli altri quello che è stato fatto a noi? Secondo me l'essere umano deve capire una cosa, che non sempre si muore nel posto dove si nasce. Tutti quanti noi siamo degli emigranti, dobbiamo fare tesoro di questa cosa ed abbracciare tutti quanti, tutti, bianchi, rossi, verdi, tutti i colori che esistono su questa terra devono essere fratelli, solo allora avremo capito. Avremo capito. Solo allora avremo capito l'importanza di essere umani, essere figli di Dio. Enrica Bucciola, lei invece è nipote di un minatore che ha perso la vita a Marcinelle. Sì, mio nonno Cesare Di Berardino è morto nella tragedia insieme ad altri 5 familiari e moltissimi altri amici abruzzesi. E anche lei ha fatto un po' come me a un certo punto, ha riscoperto questa storia. Lei non sì, l'ha mai conosciuto suo nonno? No, non l'ho mai conosciuto. E a un certo punto però ha aperto i cassetti, in qualche modo, la memoria familiare e ha scoperto questa tragedia. E le donne sopravvissute, cioè la moglie di suo nonno, sua nonna, come ha conservato il ricordo di questo evento? Dunque, io e mia sorella abbiamo deciso di raccontare la storia delle donne della mia famiglia. È una storia che a noi bambine non è mai stata raccontata. Perché? Perché il dolore era tanto e perché a dei bambini non si può raccontare una tragedia. Eppure questo dolore c'era. Il dolore c'era, però è stato filtrato. Ad esempio, mia madre da bambina mi ha trasmesso quelle che erano le sue esperienze in Belgio attraverso le canzoni che aveva imparato a scuola oppure attraverso le ricette che lei ci riproponeva. Fin da bambina ho sempre mandato le gaufre, le crepe, le frites, le patate fritte. E quindi avete portato una parte di questa cultura che era... Io sono cresciuta con questa parte di cultura, ma non sapevo da dove provenisse. E dopo che ha scoperto questa cosa, cosa è cambiato nella sua vita? Nella mia vita è cambiato moltissimo. Perché? Perché ho capito che mio nonno era un eroe, che aveva fatto parte della grande storia. Perché? Perché ha dato un contributo fondamentale alla ricostruzione non solo dell'Italia, ma anche ha contribuito alla ripresa economica del Belgio, del paese dove era emigrato. Io oggi sono una emigrante di terza generazione, mi sono trasferita con la mia famiglia proprio per... È tornata in Belgio? Sì, io adesso vivo mai? A Bruxelles, per andare alla scoperta delle mie origini, delle mie radici. Quindi le sue radici sono nel viaggio che aveva fatto suo nonno? Sì. E quindi lei ha scelto di andare a vivere... Di ripercorrere lo stesso viaggio. Sì, e esatto. Oggi come sono trattati gli italiani lì? Oggi gli italiani sono perfettamente integrati. Addirittura c'è stato il primo ministro, no? Belga, che è di origine italiana. Certo, Elio Di Rupo, che oggi è sindaco di Mons. Quindi è una storia, facciamo un applauso a questa storia di integrazione. Però attenzione, perché il Belgio e anche gli italiani che sono lì non hanno imparato tantissimo neanche loro, visto quello che è successo con i ghetti degli islamici lì, no? A quanto pare la storia si ripete.
La storia in parte si ripete ed è anche un argomento molto complesso. Io personalmente, insieme a mia sorella, ho deciso di dare vita ad un progetto culturale e artistico proprio per far sì che gli esempi del passato possano essere un esempio oggi, possano aiutare a dare una chiave di interpretazione anche sui fenomeni migratori attuali e insegnare anche la tolleranza e la solidarietà, perché quelli sono i valori. Questo è il suo libro. Questo è il libro che ha scritto mia sorella e poi ha dato vita a un progetto fotografico ispirato a questo libro, che è proprio il libro alle interviste, di interviste alle donne della mia famiglia, mia nonna, mia madre, mia zia. Mia nonna è morta molti anni fa, però un'altra delle voci è la sorella di mia nonna. Grazie, Nelly. Grazie di essere stati con noi, di averci portato questa testimonianza. Eroi, i vostri avi.